scoperta l'epigrafe da parte del sindaco della città di Scurtola Massicana. Un epigrafe che vuole ricordare un momento di quel 1861 dove ben 89 sono state le vittime dell'eccidio. Don Nunzio D'Orazio, che ha celebrato la solenne messa nella chiesa della Santissima Trinità, adesso effettuerà la benedizione del cuscino di fiori offerto dall'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro, e il presidente Claudio Saltarelli porgerà un saluto. Ed ecco la benedizione del cuscino. Vorrei richiamare qui vicino a me il presidente Claudio Saltarelli, che porgerà un saluto proprio in funzione del grande legame che lo lega alla cittadina di Scurcola Marsicana, e poi la parola al primo cittadino di Scurcola, Maria Olimpia Morganti. Volevo ringraziare tutta la comunità di Scurcola Marsicana per questo pomeriggio molto particolare. L'anno scorso abbiamo fatto, diciamo, un'anticipazione in maniera improvvisa, e devo dire che l'amministrazione di Scurcola Marsicana, in testa il sindaco, ha deciso di poter dare veramente una forma importante e solenne a questa manifestazione, a questa evento, a questa commemorazione. Devo dire una parola. L'anno scorso lanciai un guanto di sfida a Francesco Dotta, gli disse: voglio vedere se sei capace a far fare un epigrafe, e devo dire che è stato capace. Francesco, devo dire che ci siamo sentiti fino a ieri sera, non me lo vogliono tutti gli altri, ma merita veramente un applauso particolare senza offendere nessuno. Quindi ringrazio pubblicamente Francesco Dotta per questa bellissima serata. Ringrazio Don Nunzio, ringrazio tutta la mia associazione in Italia Alta Terra di Lavoro, che oggi è qui presente nella persona di Fernando Riccardi, Raimondo Rotondi, Francesco Rotondi, Geri De Luca. Mancano altre persone che per motivi o di malattia di lavoro non sono potuto venire, ma sono Domenico Alonzi, Mario Bova, Alfredo Caira, Fiorentino Bevilacqua, Fernando Di Neri, che portano tutti un saluto importante, Lucio Castrese Schiano, Salvatore Romano, Aldo Cucai, Anna Maria Cirillo, che mi hanno pregato di poter dire che oggi erano qui presenti con il cuore, anche se non fisicamente. Altre parole non c'è da aggiungere, credo che sia d'obbligo lasciare la parola al sindaco, che è la signora Olimpia, che è la più titolata a dire due parole a casa sua. Io ringrazio ancora per tutto quello che è stato fatto, perché effettivamente, come diceva prima Fernando Riccardi, è una giornata storica. Buonasera, grazie a tutti, grazie per essere intervenuti veramente così numerosi a questa manifestazione, che come ha anticipato il professore, l'anno scorso è passata un po' sotto banco, nel senso che loro ci hanno comunque contattato e comunque abbiamo voluto fare lo stesso questo omaggio che loro hanno, ci hanno appunto invitato a fare presso questa cappella dove è avvenuto questo fatto così cruento. È nostro dovere, è dovere delle amministrazioni tenere alta la guardia e essere attenti a quello che è stata la nostra storia, a quello che chiunque si è battuto per la nostra libertà e la libertà di quelli, degli altri, insomma di tutti quelli che verranno e che sono passati prima di noi. È giusto quindi ricordarli, anche se così, insomma, come si diceva anche in chiesa, sono passati quasi 160 anni, però ecco, noi non vogliamo dimenticare assolutamente quello che è successo, e quindi ci è sembrato giusto riportare alla storia e alla memoria questo evento che ha toccato così da vicino la nostra cittadina, i nostri concittadini e tutta la comunità e i territori che ci sono vicini, insomma.
È stata una pagina scura anche questa della storia d'Italia, perché ha visto appunto tante vittime. Come si diceva prima, non vogliamo capire chi sono i vinti e chi sono i vincitori, assolutamente, però ecco, va dato merito a tutte le persone che hanno saputo dare la vita per i propri ideali, questo va sempre tenuto presente. E io ecco, anch'io passo ai ringraziamenti, però mi sono fatta un appunto perché poi ho paura di dimenticare magari le persone che, grazie, che sono intervenute e che interverranno in questo contesto. Possono fare quello che questo è un genere. Ecco, quindi saluto innanzitutto l'associazione Alta Terra del Lavoro attraverso la persona di Claudio Saltarelli, che veramente in questi mesi ha lavorato insieme a noi e all'assessore Tortora per poter appunto far riuscire questo evento. Poi saluto con piacere veramente i colleghi sindaci e in particolare la vice sindaco del comune di Pescorocchiano, la signora Graziella Cardone, veramente un piacere. Lorenzo Berardinetti e Vincenzo Giovagnorio, i nostri confinanti, con i quali insomma condividiamo non solo questa storia ma anche ben altre storie, come sappiamo. A Lorenzo un plauso particolare per aver ricevuto proprio qualche giorno fa in Senato un riconoscimento proprio a proposito di questa cosa, di questa storia, ecco, diciamo così, perché ha ricevuto il premio ambasciatore della nazione, quindi proprio per aver voluto fortemente implementare questa, su questo territorio il cammino dei briganti, appunto, come si chiama, e quindi ecco, anche in questo senso contribuisce alla riscoperta di quella che è la nostra storia, la nostra identità. E poi ecco, ringrazio ovviamente i miei collaboratori, i miei consiglieri, in primis l'assessore Francesco Tortora, che veramente in questo anno si è molto dedicato a, insomma, e si è appassionato anche a questa storia, il consigliere Franco Farina, Thomas Paolucci, che comunque hanno collaborato insieme all'assessore. E poi saluto veramente anche tutti gli altri illustri ospiti che daranno appunto lustro a questo, ancora di più a questo evento, e che tratteranno l'argomento proprio nello specifico, in particolare ecco, ripeto, il dottor Saltarelli, il professor Fernando Riccardi, il professor Giuseppe Morzilli ed Enzo Colucci, che sono due nostri concittadini che anch'essi hanno diciamo studiato ed elaborato e sono profondi conoscitori anche di questo evento, quindi li ringrazio in particolare, e ringrazio anche per la parte musicale che sarà curata dalla compagnia I Briganti di Cartore, lo stesso che si sono offerti spontaneamente di voler partecipare a questa manifestazione. E ringrazio Matteo Andreoli, il priore della Confraternita del Suffragio, di cui insomma questa stanza è una sede, per la collaborazione, per la disponibilità che ci ha dimostrato, la ditta Massimiliano Marini, che ha apposto ieri pomeriggio la lapide, e appunto ecco, il consigliere comunale del comune di Pescorocchiano, il professor Luciano Bonventre, che anche lui sarà tra i relatori e ci illustrerà, perché come si diceva prima è un testimone, poi insomma questo si svelerà poi tutto su nella stanza. Quindi ecco, io vi ringrazio voi per averci seguito fino qui, e vi auguro di trascorrere ancora una piacevole serata, e
ecco, teniamo alta la guardia su questi avvenimenti, cerchiamo di trasmetterlo soprattutto alle generazioni future, perché come dicevamo prima si vive correndo e quindi a volte ci si dimentica anche delle cose, che della storia che ha fatto parte delle nostre città e della nostra crescita. Grazie a tutti e buona serata.